Gli investitori che non rientrano nelle condizioni di reddito e patrimonio possono accedere comunque al rimborso attraverso la procedura arbitrale. Grazie, sottosegretario Baretta. Onorevole Palmizio ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto o meno. Prego. Beh, soddisfatto del fatto che il sottosegretario abbia confermato punto per punto quanto scritto nell'interpellanza urgente. Non soddisfatto perché non sono risposte sulla responsabilità effettiva di Banca Italia. La scissione della responsabilità del Ministero rispetto al fondo e a Banca Italia me l'aspettavo ovviamente. Però non si capisce, nessuno ha spiegato per quale motivo per un anno siamo andati avanti facendo credere di poter usare il fondo quando già dal 2014 Banca Italia e il Ministero sapevano che la Commissione europea era contraria. Questo era il succo della domanda e la risposta non è arrivata. In ogni caso ringrazio per la disponibilità. La ringrazio, onorevole Palmizio. Passiamo all'interpellanza urgente degli onorevoli Rostellato ed altri sulle iniziative di competenza per salvaguardare l'esercizio della libertà di religione e di culto anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale numero 63 del 2016 in relazione a modifiche recentemente apportate dal Consiglio regionale in Veneto alla legge regionale numero 11 del 2004. Onorevole Rostellato, ha facoltà di illustrarla, prego. Grazie Presidente. In data 5 aprile il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge regionale numero 12 del 2016 che va a modificare la legge 11 del 2004 in merito al governo del territorio. Nel provvedimento vengono inseriti una serie di vincoli urbanistici per la realizzazione di luoghi di culto, ma non solo, anche delle abitazioni dei ministri del culto e del personale di servizio, nonché gli immobili adibiti alla formazione religiosa, alle attività educative, culturali, ricreative, alle sale di preghiera e ai centri culturali. Secondo tale norma, anche le aree scoperte che vengono utilizzate saltuariamente per il culto